anche oggi arriviamo al Queer in bicicletta. È la quarta ed ultima giornata del Festival Queer ed è la quarta e ultima puntata del nostro Tiresia, il festival ad occhi chiusi. Venite. Più che una vecchia conoscenza, molto di più, diciamo che una colonna del queer, ora idealmente colonna, ma diciamo defilata, dal punto di vista pratico, Tatiana Lo Iacono, ciao, è qui che si beve una birra di fronte al De Seta. Come va al queer quest'anno? Quest'anno abbiamo cominciato un po' lentamente, ma abbiamo cominciato. Questo doppio appuntamento secondo me ci ripagherà. Certo, perché ricordiamo, a settembre ci sarà la sessione dedicata alla gara, giusto? Sì, esatto. Angelo De Stefani, mi occupo qui di sicurezza, tutto quello che è la normativa anti-Covid e l'antincendio. Che cosa fai nella pratica per rendere sicuro questo luogo e questo festival? Tutto inizia con il protocollo anti-Covid, che è un documento che deve essere realizzato per qualsiasi tipo di manifestazione, dove ti danno tutte quelle regole, dove sono io a stabilire tutte quelle regole per fare svolgere in sicurezza il festival, e che alla fine si devono però attuare. Quindi Angelo, finito il Covid, a te ti licenziano? Ovviamente sì. Benissimo. Proviamo a entrare allo spazio franco mentre si sta proiettando il film Recollection. Abbiamo la fortuna di essere qui con il regista Kamal Jafari e gli chiediamo, Kamal, come nasce il tuo film Recollection? Sono vari spezzoni di film americani o israeliani, come nasce questa idea e cosa hai fatto per realizzarlo? So I collected many Israeli fiction films that were shot in my hometown Jaffa. And these films, also in the background, I could see the city that no longer exists. So I removed all the actors from the foreground and I made a new film with the backgrounds. This is the film. Thank you very much. Delia Tusa, fondatrice, animatrice, anima, fondatrice, tra le altre, del circolo Arci, Tavola Tonda. Sì. E adesso stai andando? Sto andando al cinema De Seta a vedere un film di un giovane regista portoghese presentato da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, due giovani, diciamo giovani come noi, registi siciliani. Intanto sono iniziate le proiezioni dei due corti di Carlos Conceição. Quindi aspettiamo, stanno guardando, appena finiranno la proiezione penso anche che parleranno con Carlos Conceição, che è presente, e poi vediamo cosa ne pensa chi l'ha visto. Matteo Di Gesù, professore di letteratura italiana all'Università di Palermo. Ciao, benvenuto al Queer, ma ciao, tu grazie. Sei qui, hai visto le proiezioni di Carlos Conceição forse? Le ho appena viste, sono uscito per fare una telefonata di emergenza e sto rientrando a sentirle. Ah, quindi ti sto disturbando. Come va? Come va? Ti interessano, ti piacciono oppure no? Molto. Molto? No, questi corti mi sono piaciuti molto. Benissimo. Ora sento... Grazie, a dopo. Piazza e Grassadonia che diranno... Grazie. Cose intelligenti come sempre. Ambra Maniscalco, danzatrice, attrice e scrittrice, autrice. Ambra, hai visto i corti di Carlos Conceição? Ci sono due fratelli, la sorella è malata, non si capisce che malattia abbia, comunque ha una maschera dell'ossigeno.
il fratello si prende cura di lei e c'è questo amore un po' platonico, ma non è solo platonico, perché ci sono momenti di intimità anche fisica. È come se lui la volesse aiutare anche ad esprimere questa sua sessualità, perché essendo malata non ha modo comunque di stare con altre persone, e allora lui le porta un uomo bellissimo. L'altro è lo stesso protagonista, lo stesso adolescente, che si trova a curare, non si sa se la nonna o comunque una signora anziana che ha l'Alzheimer, e quindi alla fine lo convince a farsi uccidere. Lui la lega ad una sedia, la lascia lì, e quando torna perché la vuole liberare, lei è sparita. Delia Tusa, hai visto questi due corti di Conseil Sao? Sì, come è andata la visione? Ma molto gradevoli, devo dire. Era un regista che non conoscevo. Poi anche il dibattito dopo i film è stato molto interessante, perché ha un tocco un po' fiabesco anche lì. È un modo di girare, mi è piaciuto molto, un po' intimo, con dei colori particolari. Chiara Muscato, nota attrice palermitana, mi prende il microfono dalle mani e intervista il regista Carlos Conseil Sao. Grazie Chiara. Carlos, io tengo una pregunta per te. Per favore. Che cosa pensi? What do you think about this festival? I feel like somehow at the top of the world, just to know that in this particular place, in this particular moment, in this particular festival, my films are getting the attention of a community that I think is so fascinating and so warm. So it's a pleasure and it's a big honor to be here. I mean, it would have been a pleasure and an honor to be here with the film in competition, but retrospective is something very delicate. It's something that... Qui stiamo al reparto magliette. Come va con le magliette? Aspetti un secondo che faccio la ricevuta e poi sono da lei. Certo, aspettiamo. Fatta la ricevuta? Sì, fatta la ricevuta. E allora, com'è la situazione magliette e borse? Al momento abbiamo venduto circa, credo, 5 magliette da stamattina ed una borsa, se non erro. 5 magliette da stamattina? Sì. Ah, quindi con tutto il resto, insomma, sì, facciamo un certo numero. Sì. Siamo in attesa dell'ultimo film del festival, di questa edizione, di questa parte dell'edizione del 2021, poi ci sarà la parte di settembre, e stiamo aspettando qui fuori che si proietti Future Dry di Faraz Shariat. Siamo alla biglietteria, si sta entrando, tra poco si parte per il gran finale. È stato un festival piccolo, compatto, penso articolato, penso interessante, ed è stata soltanto una lunga premessa per quello che sarà il festival dall'8 al 12 settembre. Grazie a tutti voi e ci vediamo presto. Il film è finito e usciamo dal cinema. Finito il film, è finito il festival. Leda, allora è finita. Almeno per adesso è finita. In realtà no, perché a settembre ci rivediamo. Lo so, lo volevo dire io, però l'hai detto tu. Ma insomma, per adesso è finita. Il saluto commovente tra Arnaud Pasquier e Giorgio Liciandrello alla fine del festival. Gemellaggio tra Parigi e Palermo, tra Italia e Francia. Addio. No, Arnold, ciao. Perché non resti un altro poco con noi? Ti prego, resti un altro poco con noi. Ho da fare. Mi dispiace, ma io ho da fare. Il cinema è finito. Mi illudi da sempre, mi illudi. Vieni qua e poi vai via. Sì, sì.
perché io ho una vita, io. Non ti meriti questo festival, Arnoldo, non te lo meriti. E con questo saluto straziante si concludono le 4 giornate del Festival Queer a Palermo e si concludono qui anche le 4 puntate di Tiresia, il festival ad occhi chiusi.